Con oltre 55 anni di esperienza, il gruppo Trevi rappresenta un punto di riferimento nel mondo delle fondazioni e dei consolidamenti. Progetta e realizza ogni tipologia di fondazione e consolidamento necessaria alla costruzione di grandi opere infrastrutturali. Oggi siamo a Napoli, dove Trevi sta realizzando una grande opera strutturale costituita da un banchinamento portuale di circa 1000 metri lineari che rappresenta una delle opere più importanti in realizzazione nei porti del sud Italia. Servirà sicuramente all'ingresso di grosse navi container e quindi a dare più spazio commerciale al porto di Napoli. Il lavoro consiste nella realizzazione di una banchina lunga 670 metri, larga 30 e con una profondità utile di 17 metri e mezzo per l'attracco delle più grandi e moderne navi porta container e di una cassa di colmata che sarà delimitata a mare dalla stessa banchina e a terra da un diaframma plastico. Tale cassa verrà utilizzata per il rifluimento dei sedimenti dragati all'interno del porto. Una scatola a tenuta idraulica di capacità di circa 1 milione di metri cubi. Il piazzale del terminal contenitori verrà ottenuto con successivo appalto colmando lo specchio acqueo contenuto tra la darsena e la banchina. La stratigrafia dell'area è lineare. Il primo strato è costituito da un riempimento disomogeneo utilizzato per la colmata delle strutture della darsena. Al di sotto di questo strato incontriamo il complesso delle sabbie di origine piroclastica, con fondale medio a circa meno 15 metri. Questo strato ne copre uno più antico composto da tufo vesuviano, con andamento e spessore variabili, rinvenibile ad una quota di meno 22 metri, cui segue infine il complesso delle sabbie inferiori. Il cantiere presenta diverse tipologie di lavorazioni, sia terrestri che marittime, di tipo strutturale, di consolidamento di fondazioni e di tipo idraulico. L'opera principale è la realizzazione della banchina, che avviene con un palancolato metallico con la posa subacquea di tiranti di collegamento che costituiscono la struttura portante della banchina. La banchina avrà un fronte di attracco di 670 metri, utile all'ormeggio in contemporanea di due navi porta container tra le più grandi esistenti. La banchina si estenderà oltre il molo di Levante per oltre 170 metri ed è progettata per resistere a dei carichi verticali trasmessi dai contenitori di circa 5 tonnellate a metro quadro. Preliminarmente all'infissione del palancolato, nell'area compresa tra i due moli è stato eseguito il consolidamento del fondale tramite circa 1800 pali a spostamento laterale di tipo discrepile, eseguiti con attrezzatura Soilmec, posizionata su pontone a mare. I pali di acciaio vengono infissi per azione di vibratura e di peso proprio, attraversando gli strati superiori fino a penetrare nel tufo vesuviano sottostante. Una volta applicati i tiranti, avrà luogo il riempimento dello spazio interno a doppia parete combinata, con materiale proveniente da cava e dalla frantumazione delle demolizioni. Tale riempimento permetterà di operare con le successive operazioni da terra, come la trivellazione e il getto dei pali trivellati all'interno dei tubi del palancolato, che assolveranno alla funzione portante per i carichi trasmessi dalle sovrastanti gru portuali.
In testata del molo di Ponente, il palancolato è stato sostituito con diaframmi in cemento armato realizzati con idrofresa dello spessore di 1500 mm e della profondità di circa 28 metri. In questo caso l'impermeabilità dell'opera è garantita dal giunto fresato che viene realizzato durante l'esecuzione del pannello secondario. A presidio dello scavo dei diaframmi sono stati realizzati degli interventi di consolidamento e omogenizzazione del terreno mediante iniezioni cementizie e di cucitura dei blocchi del corpo banchina mediante micropali. L'altra opera fondamentale per la costruzione della cassa di colmata è la cinturazione con diaframma plastico a terra. Il diaframma plastico viene eseguito con una serie di pali plastici secanti con tecnologia CSP, con interasse di 700 mm e diametro di 1000 mm. Il getto avviene con un calcestruzzo ad alta impermeabilità per garantire la funzione di tenuta della cassa di colmata. Altre opere molto rilevanti dell'appalto sono quelle tipicamente marittime, quali il dragaggio ambientale e i salpamenti, nonché la posa subacquea di tubazioni di grande diametro e il varo a mare di cassoni cellulari costruiti in appositi bacini di carenaggio. Sull'area d'impronta del palancolato, inoltre, verrà realizzato il dragaggio e il relativo smaltimento di circa 40.000 metri cubi di sedimenti contaminati da idrocarburi. Viene garantito con assiduità e nel rispetto della normativa ambientale il controllo delle componenti presenti nell'atmosfera, suolo ed acqua, quali rumore e vibrazioni, polveri, agenti chimico-fisici e microbiologici. Nell'ottica della prevenzione si tengono riunioni di coordinamento settimanali fra le varie imprese e si effettuano puntuali attività formative in collaborazione con gli enti paritetici territoriali ed il servizio di prevenzione e protezione di sede. Altro tema determinante è la costante vigilanza di tutto lo staff di cantiere in merito agli aspetti legati alla sicurezza. Peculiare attenzione è stata rivolta alle attività marittime specialistiche, poiché influenzate dal traffico navale del porto di Napoli e dalle condizioni meteorologiche costantemente monitorate. Cantiere Nuova d'Arsena di Levante si è voluta prestare una particolare attenzione alla qualità esecutiva, aspetto ormai imprescindibile per la realizzazione di una qualsiasi opera pubblica. Le attività che hanno interessato maggiormente i controlli di cantiere sono state l'accettazione dei materiali da costruzione all'ingresso del cantiere e la loro successiva utilizzazione nell'esecuzione delle attività lavorative. Per quel che concerne l'accettazione dei materiali in cantiere, per le forniture più importanti, quali la fornitura di palancolato dei tubi in PRFV di grande diametro, sono stati fatti dei sopralluoghi negli stabilimenti di produzione al fine di appurare la buona qualità e lo standard produttivo. Oltre a questo, su tutti i materiali in ingresso in cantiere si eseguono dei campionamenti sui quali poi vengono eseguiti dei test per valutare le caratteristiche meccaniche in laboratori specializzati come in quello in cui ci troviamo. Alla fine del cantiere si eseguiranno circa un migliaio di prove di schiacciamento e circa 300 prove di trazione sugli acciai.
esperienza, capacità tecnologica, capacità di risolvere ogni problema geotecnico con l'adeguata soluzione. Anche per la darsena di Levante nel porto di Napoli, Trevi è riuscito a trovare soluzioni tecniche adeguate, tali da permettere di finire l'opera nei tempi stabiliti.